Allora, raga, ho appena scoperto che c'è questo canale YouTube che si chiama Cerbero Podcast e hanno commentato per un'ora e 40 minuti in due video diversi il video che abbiamo fatto io e le altre 8 ragazze per Vice. Io non ho ancora visto i video, ma da quello che mi hanno raccontato, la loro recensione, i loro commenti erano estremamente su base sessista, sessuale e di poco rispetto. Quindi adesso andiamo insieme a vedere alcune delle cose che hanno detto, molto piacevoli su di noi. In questo frame abbiamo una 5, una 3, una 6, una 5 e mezzo, una 4, una 5, una 5 e mezzo, una 6 e Ma che una 6 so, meno. cos'è questo maschilismo imperante, questo incelismo imperante? Quindi il loro commentario comincia dando voti a ognuna di noi, senza ancora che abbiamo aperto bocca, semplicemente sul nostro aspetto. E poi vanno avanti per non farvi vedere tutto il video, perché ovviamente, anzi, vi consiglio di non andare a vederlo per non aumentargli le visualizzazioni, vi consiglio di non andare a seguirli perché io non voglio supportare il loro comportamento, però voglio farvi notare queste cose. Perché ovviamente chi poi dice che il sessismo in Italia non c'è, abbiamo qua 2 ore di prova, insomma. Poi loro vanno avanti dicendo: no, ma dai, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando. E l'amico, che è quello che ha dato i voti, dice: no, io non sto scherzando. Allora, si scherza fino a un certo punto, perché se cominciamo così, non voglio immaginare cosa ci sarà dopo. In maniera più moderata, In questo. quanto islamica, no? Come fa a definirsi femminista quando chi applica la sua religione in maniera più radicale fa dei crimini costanti contro l'umanità e contro le donne in E particolare? l'obiezione mia era che Dovrebbe evidentemente ribellarsi. l'obiezione mia è che Ciao ragazzi, buonasera. Allora, io sono stata molto combattuta in merito a queste storie sul se farle o meno. Voi tendenzialmente conoscete la mia politica sull'hating, che per me gli haters vanno ignorati. Mi dà ancora più fastidio, però, se gli haters vogliono travestirsi da critici o da analisti, cioè quando vogliono fingere di creare un discorso costruttivo, che io avrei apprezzato, per qualcosa che poi alla fine non risulta esserlo. Mi avete segnalato in diversi questi video, che erano delle live su Twitch e poi sono state ricaricate oggi su YouTube. Me l'ha segnalato anche Aya, della quale vi invito a vedere le storie, e dato che comunque è una situazione in cui si è proceduto senza contraddittorio nei nostri confronti, io parlo per me, Aya sa benissimo difendersi da sola, ma farò riferimento anche a lei e alle altre, vorrei dire la mia, vorrei integrare il contraddittorio. Dato che non voglio riproporre ciò che critico, quindi io credo molto, come dicevo prima, nel contraddittorio, voglio dare la possibilità a queste persone di cui si parla di intervenire e di rispondere, le menzionerò e in realtà non vorrei neanche trattarne come se fossero un'unica entità, perché sono tre persone, credo molto nel principio di personalità, della responsabilità, ognuno ha detto delle cose, qualcuno anche secondo me in maniera molto rispettosa e del tutto inoffensiva, ed è giusto trattarne separatamente. Vi faccio un breve la storia, perché in tutto ciò io ancora non ho fatto il cappello. Hanno caricato questi video in cui si commentava appunto il nostro dibattito su Vice. Dicevo, questo video in cui si commentava il nostro dibattito, questa live in cui loro intervenivano e avrebbero dovuto, comunque si proponevano di fare delle discussioni, dei commenti costruttivi o anche critici, non per forza costruttivi, però critici e sensati. Il video inizia con dei voti che credo fossero sicuramente un riferimento agli incel. Io purtroppo ci ho avuto a che fare con gli incel veri, quindi non mi scalfiscono più di tanto, anche perché dagli incel mi è stato augurato
veramente il male, però io l'ho vissuta come una provocazione voluta, al fine di far arrabbiare le nazi femministe e fargli dire noi non siamo solo corpi, eccetera, del tentativo, se era questo lo scopo, che sia caduto a vuoto. Tra l'altro io noto nella dinamica del gruppo, dicevo nella dinamica, nel primo video, nella prima parte parlano Marra e Simone. Credo si chiami il ragazzo, e diciamo hanno due ruoli distinti che credo non siano finti, credo che rispecchiano le loro personalità perché li ho percepiti come autentici. Simone è quello che attacca in maniera rude e gretta, molto più rustica. Marra invece stempera, cerca di essere più civile. Ogni tanto chiosa con no, ma sto scherzando, stiamo scherzando, sta scherzando. Anche ecco, per andare a edulcorare quello che dice Simone, che secondo me può essere, può avere un fondamento più che legittimo. Ripeto, io la cosa dei voti l'ho vissuta veramente come una provocazione, anche perché, cioè, per chi mi segue lo sa, io faccio questo video ancora più brutta di come appaio nel video di Vice, perché è ovvio che se avessi voluto essere giudicato, essere valorizzata per il mio aspetto fisico, mi sarei messa a fare concorsi di bellezza, molto probabilmente perdendo sempre, però avrei ricevuto delle valutazioni su quanto mi interessava, cosa che non è. Non si basa il mio lavoro sulla mia estetica, non dovrò far soldi con la mia estetica, quindi a me scalfisce ben poco. Mi dispiace venga utilizzata come provocazione qualcosa che può andare poi a ferire altre persone. Ma comunque, sorvolando, se no ne usciranno 800.000 storie. Si prosegue con le varie critiche e i vari interventi. Nella prima parte ci sono sempre Simone e Marra, del quale non ho capito il nome, mi dispiace. E mentre il primo, vi dicevo, è molto più aggressivo e mi dispiace perché secondo me il suo modo di comunicare fa perdere legittimità alle sue posizioni, perché spesso io seguo i suoi ragionamenti e li trovo lucidi, in disaccordo con le mie posizioni sicuramente, però che seguono una logica. Io capisco che ci sia anche un personaggio, capisco che ci sia uno scopo di intrattenimento ovviamente dietro questi video, oltre a quello del dialogo e dell'informazione, però veramente svilente per ogni cosa lui prova a sostenere, per qualsiasi cosa gli provi a sostenere, perché venendo adesso sia alla critica su Aya, senza neanche che le avesse parlato, ma poi su di me, vabbè, a parte darmi il 5, che provocazione, non provocazione, cioè tipo ora puoi darmi anche un 2, va bene, dice solo che ho la pappa gorgia, cioè senza aver detto niente su ciò che dico. Dice, commenta in merito alla questione dell'aborto, il fatto che abbia citato lo stupro. Giustamente Marra gli fa notare il modo in cui io l'ho citato, sia come elemento aggiuntivo, non come giustificazione di base del mio ragionamento. E basta, poi non entra mai nel merito delle argomentazioni, né mie né delle altre, si limita solo a fare dei insulti che non hanno né capo né coda, quindi svilisce qualsiasi suo discorso, qualsiasi sua posizione, non può essere sostenuta. Su di me prima dice con la pappagorgia e poi dice ah no, hai delle argomentazioni dalla pappagorgia, che è vero che io ho la pappagorgia perché quando soprattutto mi arrabbio tendo a fare questo. Nella vita reale magari non ce l'ho sempre, però sì, è vero, quando parlo io muovo la testa all'indietro e sono pappagorgiosa, però non credo che questo vada ad inficiare la qualità dei miei discorsi e delle mie argomentazioni. Se avesse detto, io non sono d'accordo su quello che dice, perché ha detto questo, perché legittimo, alzo le mani, magari anche insultandomi, se avesse detto, ha detto proprio una cretinata, è un ragionamento da cretina, perché a me va bene, però questo non è successo e questa cosa mi dà ancora più fastidio dell'insulto in generale, ad nutum così. Mentre per quanto attiene a Mr. Marra, devo dire che io non l'ho trovato offensivo.
Non l'ho trovato offensivo, l'ho trovato a volte spesso un po' superficialmente complice, perché io credo che il non intervenire quando si sta perpetrando comunque davanti ai tuoi occhi una cosa sbagliata equivale a una complicità, cioè equivale a un'adesione interiore, almeno parziale, a quello che sta avvenendo. Quindi se tu hai accanto uno che sta sclerando, insultando, parlando male di una donna, di un uomo, di comunque senza motivo, sta eccedendo i toni. Secondo me l'intervento serio, non volto a dire ma sto scherzando, da una persona razionale, da una persona civile è necessario. Per il resto però io lui non l'ho trovato offensivo, ha detto delle cose sulle quali concordo, delle cose sulle quali non concordo, però l'ho trovato per lo più civile. Mi è dispiaciuta, ecco, questa complicità, questo non intervenire per moderare realmente quelli che erano gli attacchi più, vediamo dire, tra virgolette, brutali di Simone. Semplice, questo è quanto ho da dire su di lui. Ripeto, non l'ho trovato né offensivo né fuori luogo, però mi è dispiaciuto questo non intervento. Mentre il secondo video vede come protagonista anche Mr. Flame, che devo dire, a discapito del nome, io ho trovato una persona dal comportamento squisito. L'ho trovato molto educato, l'ho trovato ragionevole, non l'ho trovato immotivatamente aggressivo, non è stato offensivo nei confronti di nessuno, in nessun modo, e non ho percepito neanche un'adesione all'offensività altrui. Quindi io con lui, cioè a lui faccio i miei complimenti, meglio complimentare, perché penso che abbia tenuto una bella discussione civile, sostenendo i propri punti, commentando in maniera educata, e l'ho molto apprezzato. Tra l'altro poi ho visto, per capire anche il format, qualche altro video dove c'era anche la sua ragazza, che trovo una ragazza squisita, molto, molto interessante, quindi mi è piaciuto. Ho visto che la ragazza poi commentava a distanza, parlavano, comunque anche lei mi piace. Quindi lui, perché era presente lui, l'ho trovato veramente educato, giusto, cioè non avrei niente da ridire sul suo comportamento, niente, a discapito del nome, quindi mi ha sorpreso questa cosa. Concludo perché non voglio annoiarvi dicendo che mi rendo conto della finalità e del contesto goliardici della trasmissione, però ho trovato delle parti veramente offensive, trattate con superficialità, ed è un peccato perché se si vuole affrontare un argomento, se si vuole aprire un confronto, un dibattito, volendolo palesare come semiserio, viene svilito il tutto, quindi certe cose da persone che poi non sono abituate ad entrare in contatto con questi contesti possono essere vissute molto male. Io ho sentito alcune delle altre ragazze, ci sono rimaste molto male, soprattutto per la questione dei voti, questa è una cessa, questa così, non mi sembra un modo civile di portare avanti la discussione. Per il resto, niente, volevo dire la mia e integrare il contraddittorio. Il superficialmente complice, bello, comunque mi piace. Mister Marra, Davide, ti invita ufficialmente in trasmissione se vorrai venire. Chiaramente sarà un dibattito pacifico condito dai nostri toni goliardici, perché la trasmissione è palesemente sarcastica, quindi determinate battute sono per l'appunto tali. Non credo che un comico debba spiegare agli spettatori quando sta scherzando. Come hai giustamente fatto notare anche tu, i voti iniziali, che non ho dato io, ma mi prendo la responsabilità della trasmissione, erano chiaramente uno scherzo, un riferimento agli incel, no? Quindi nulla da aggiungere, quando vuoi puoi venire qui in trasmissione e discutere con noi, anche seriamente, di determinati temi. Ciao! L'admin di Alpha Woman ci ha risposto, ragazzi, ha risposto al Cerbero Podcast. E è invitata in trasmissione per dibattere. Se venisse veramente in trasmissione, sarebbe la prima femminista che accetta un confronto nella storia dell'umanità. Quindi, se vuoi cambiare la storia, vieni. Ti diciamo dove stiamo e avremo una discussione in termini civili, sempre goliardici come ci contraddistinguono, ma civili e logici. Io
io potrei anche venire, ma dovresti assicurarmi di aprirmi l'ascensore perché potrei non essere in grado di farlo per via della difficoltà. Comunque, non per difendere la categoria, ma penso che molte persone siano spaventate da un confronto del genere, per questo non accettano l'invito, perché se uno deve pensare, sono le stesse remore che ho espresso a Davide quando mi ha invitato, se uno deve pensare di avviare un confronto nella stessa